Ciao bellissimi! Oggi è un video, un book haul che vi ho chiesto sulla foto di Instagram se vi sarebbe interessato, visto che ho raccolto veramente tanti libri. E voi avete detto assolutamente di sì e quindi eccoci qua. Iniziamo subito perché voi non potete vederlo, ma ho due pile di libri qua accanto a me veramente improponibili. E disclaimer, così, questi sono i libri che ho comprato tra settembre e ottobre, un po' anche a fine agosto, quindi parliamo di due mesetti, toh. Alcuni mi sono stati regalati, alcuni li ho comprati usati, alcuni li ho comprati con uno sconto su IBS, quindi alla fine ho speso tanto, ma non tantissimo, e mi sto assolutamente autogiustificando in questo momento. Che in realtà è un libro molto particolare perché me l'ha inviato l'autrice. A me non è mai capitato che un autore mi scrivesse per dirmi: ehi, ti va di leggere il mio libro? E quando Pietro Renati mi ha scritto appunto per dirmi: guarda, io avrei pubblicato questo libro, non so, hai voglia di leggerlo? Io, vedendo la trama e il titolo, ho detto assolutamente di sì. Mi è arrivato pochissimi giorni fa nella mail, non vedo assolutamente l'ora di leggerlo. Trama mi ricorda tantissimo alcuni libri di Murakami e quindi non vedo l'ora di leggerlo. E mi sono dimenticata di dire il titolo: è Accendimi di Sofia Tolenati. È solo che è talmente bella la copertina che mi sono fissata a guardarla e non ho più detto niente, ma vabbè, faccio finta di niente. Un libro che vedrete prestissimo in un libreria è Il deserto dei tartari di Dino Buzzati, trovato nella libreria del marito di mia mamma, quindi non è effettivamente un libro comprato, ma è comunque un libro che ho letto, che mi è piaciuto da morire e ve lo volevo far vedere perché secondo me la copertina di questo tipo di copertine qua sono meravigliose ed è bellissimo, bellissimo. Altro libro che vi faccio vedere, che è appunto per la Book Challenge, un sacco di libri in realtà sono per la Book Challenge, hanno di Rick Moody. La Book Challenge, mi chiedete un sacco di che cos'è, è semplicemente una lista di libri che bisogna leggere entro un anno. Io ho iniziato a febbraio, però spero di riuscire comunque a completarla entro dicembre. E di 50 libri appunto io sono arrivata, mi mancano 15 titoli e quindi sto facendo una super... E questo qua mi è piaciuto tantissimo ed è per il titolo Un libro ambientato in un posto che vorresti visitare, tipo in un altro continente. Questo invece è Javier Marías, scusate, Gli innamoramenti. Questo libro qua l'ho visto su un giveaway di libri di una ragazza su Instagram a cui ho partecipato e non ho vinto. A quel punto l'ho comprato. Devo dirvi la verità, mi aspettavo molto di più da questo libro, non mi è piaciuto e non lo consiglierei, ma è stata una lettura abbastanza piacevole, interessante direi. Le onde di Virginia Woolf, per il libro scritto da una donna, è un libro che volevo veramente da una vita e l'ho preso su IBS con questa bellissima copertina in Audi. Trovo che sia un bellissima e in più la trama mi piace tantissimo, ma non l'ho ancora letto, quindi probabilmente lo vedrete più avanti. Un altro libro che ho preso su IBS per sfizio, perché era scontato tipo del 70% e quindi veniva niente, Ti amo come l'hanno detto gli uomini famosi. Avevo visto questo libro alla Feltrinelli veramente un sacco di tempo fa, non è assolutamente il mio genere perché è una serie di lettere scritte agli innamorati da in epoche diverse, ma mi aveva colpito veramente tantissimo e visto che avevo questa opportunità qua di pagarlo veramente pochissimo, ho detto perché no. Un altro libro che ho preso in super sconto è Una visita guidata di Alan Bennett. Ho sentito parlare benissimo di questo libro, ma non avevo compreso che fosse così piccolo. Sinceramente è veramente minuscolo, ma proprio come dimensioni, cioè è un libro piccolissimo e ci sono rimasta malissimo quando l'ho tirato fuori dalla scatola. Però spero che sia ricco di contenuti. Un libro che ho comprato sempre per la Book Challenge, un libro che ti spaventa, è Dracula di Bram Stoker, ovviamente Adam Stoker, però non mi ricordo, Dracula di Stoker. Ero indecisa tra questo e Edgar Allan Poe, Racconti del terrore, ma visto che quello non c'era ho deciso di puntare su Dracula. L'ho già finito, arriverò in libreria su questo e per quanto non mi abbia fatto paura è veramente un libro meraviglioso. Potete chiedere ai miei amici, io non ho smesso di parlarne per tipo una settimana. Un libro che ho preso a fine agosto invece a Imperia è di Sebold Austerlitz, che non sono ancora riuscita a convincermi a leggere perché per quanto mi interessi mi sembra un po' una mattonazza e al momento non so, non mi ha convinto, non so come spiegarvelo. Rimane lì e non vedo l'ora di leggerlo, però mi sa che succederà tra un po' di tempo. I prossimi due libri li ho presi al mercatino dei libri usati per una cifra irrisoria e li ho presi perché ho visto questo libro qua subito lì davanti agli occhi. Bellamy di Guy de Maupassant è un altro libro per... è un autore con le tue stesse iniziali, che è abbastanza impossibile da trovare perché le mie iniziali sono GDM, cioè era difficilissimo, ma con l'aiuto dei micetti sono riuscita a trovarlo e a trovare un titolo e poi così è comparso lì sulla cosa dei libri usati, ho detto beh, è destino, e quindi l'ho preso.
è un libro che mi è piaciuto parecchio ed è veramente carinissimo. L'altro libro che ho preso usato perché era subito lì dietro e ne ho sentito parlare tantissimo è Nick Corby Alta Fedeltà. Ha la copertina più brutta che io abbia mai visto, ma l'ho pagato poco, quindi va bene. E questo non sono ancora riuscita a leggerlo perché sto dando abbastanza la priorità, non si dice così ma capitemi, ai libri della challenge, però penso che sarà una buona lettura, almeno lo spero. Un altro libro challenge è Il contrario dell'amore di Sabrina Rondinelli per il libro Un libro con la parola con un contrario nel nome. Io ho scelto di aggirare questa cosa, scegliere proprio contrario come parola del titolo. E devo dire la verità, mi aspettavo veramente molto molto di più. È una storia di stalking, ma è stata trattata secondo me malissimo e non lo consiglio assolutamente. Altro libro mi pare per la challenge, ma non sono sicurissima, è Delitto e Castigo di Dostoevsky. Io volevo leggere assolutamente qualcosa di nuovo di Dostoevsky, come vedete c'è il segnalibro qua perché ho appena iniziato a leggerlo. Ero indecisa tra l'idiota e questo, poi non lo so, qualcosa mi ha spinto verso Delitto e Castigo e ho deciso di prendere questo per primo. E devo dirvi la verità, è meraviglioso. Penso che sia il libro con più di scritto da più di 100 anni, una cosa del genere, e non vedo l'ora di leggerlo. Ultimi due libri, vedete un libreria anche. No, ultimi tre libri, vedete un libreria anche di questi due qua. E sono Richard Bach, Il Gambiano Jonathan Livingstone. Questo e questo con la cosa due libri a 15 euro che si trovava in tutte le librerie tipo verso settembre. Veramente meraviglioso, stupendo, sono contenta di averli pagati poco. E poi abbiamo La Camera Azzurra di Georges Simenon, che mi è piaciuto veramente da morire, è meravigliosissimo e lo vedete prestissimo in un libreria. Ultimo, ma non per importanza, è Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio di Lewis Carroll. È un libro che ho sempre voluto riprendere. Come vedete c'è il segno, ma mi sono trovata davanti un libro che non pensavo assolutamente fosse così. Ma mi sta piacendo, solo che riesco tranquillamente a interporlo con altre letture perché è un libro molto semplice. Quindi riesco a riprenderlo anche se non lo leggo per un po'. E è stato un regalo in questa meravigliosa edizione della Burr Classici e oh mio Dio, guardate che bella, cioè è un'opera d'arte secondo me questa copertina e adoro averla nella mia libreria, mi piace tantissimo. Il book haul è finito, spero che vi sia piaciuto, spero che ci siano stati dei titoli interessanti e ovviamente vi parlerò al più presto dei libri che poi leggerò e quindi ci vediamo alla prossima, ciao bellissimi!